Pagliacci e pagliacce, benvenuti tutti quanti a Bomba in questo nuovo video. Qua è Megozzo, spero siate tutti bene e reggetevi forte, perché oggi ragazzi vedremo un video che io quando l'ho visto ragazzi ho detto ok, questo video mi farà veramente incazzare e scompisciare dalle risate. Sì, perché vi spiego, in poche parole ragazzi sto cercando di portare anche nuovi video sul canale, per cui adesso ci saranno anche altri video un po' diversi, quindi spero vi possano piacere. E perché ho visto che uno che ho già portato ragazzi vi è piaciuto molto, quindi mi avete chiesto anche in tanti di portarvi qualche altro video di questo genere, sempre un po' incentrato sull'ambito dei videogiochi. Quindi io spero possa piacervi questo video. La cosa importante è ragazzi, non scrivete commenti negativi nei commenti, perché ovviamente non si vuole prendere in giro nessuno, non si vuole fare del male a nessuno ragazzi, solo per fare ironia. Quindi tutti i commenti negativi, quel che siano, verranno automaticamente messi nello spam, quindi tanto vale che non commentate proprio, oppure commentate con un commentino positivo e mi date supporto e vi ringrazio. Per cui oggi vedremo un ragazzo che per puro caso ragazzi giocando a Fortnite ha letteralmente perso le staffe e iniziato a fare il bordello. Quindi vedremo anche che ne penserà Ronaldo Junior, e siccome non ho idea di quello che succederà, mi raccomando guardate il video fino alla fine, perché a fine video sapete che vi saluto. Quindi trovate il mio Instagram in descrizione e anche qui basta seguirmi @RealAnthony e avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video. Per cui ricordatevi. Ok ragazzi, ci siamo. Adesso mi sono messo le cuffie e guardiamo questo ragazzino che gioca a Fortnite. Quindi ci tengo a dire che questo non è bullismo, né niente. Ok. Allora sembra che la situazione sia... Oddio, già si iniziava a gridare. Sembra che la situazione per adesso ragazzi sia calma, perché non sta gridando molto. Infatti si vede anche dallo schermo. Ah, ecco, è morto dallo schermo, appunto. Ce l'abbiamo già questo. Allora, la situazione sembra che sta per precipitare. Oh my gosh. Siamo calmi ragazzi, siamo calmi. Siamo calmi perché vediamo dal televisore che lui è ancora vivo. What are you trying to do? Oddio. No, le scarpe no. Non le scarpe. E gli ho pagate tanto le scarpe, porca miseria. Ehi Google, ricordami di comprare un paio di scarpe nuove a sto ragazzino. Per quando il promemoria? Alle 12:45 di oggi. Ecco il tuo promemoria. Comprare un paio nuovo di scarpe per il 23 giugno 2018 a 12:45. Non si spaccano le scarpe in questo modo. Sì, la voglio salvare. Continuiamo. La situazione sta precipitando letteralmente. Ci abbiamo un joystick e sembra che stia giocando sul tavolo. Vabbè, direi che però la situazione sembra essersi calma dopo aver sbattuto un po' di scarpe che gli devo ricomprare. Iniziamo le grida. Oddio. Cosa? Oh, oh, no. No. Sta picchiando l'orsetto bruno. Non si picchia l'orsetto bruno. Io non ci avrò lo stesso orsetto ragazzi, però c'ho un orso bruno più piccolo del suo. Devo dire che comunque mi stai abbastanza simpatico. Però c'è un problema. Sono incazzato come un cane a Fortnite, quindi archeio! Si sta disperando. Ragazzi, allora, sta prendendo la situazione di mano, non ce la fa più. Sta scherando! No! Le cuffie? No! Perché? Si sono pure raschiate! Le cuffie della Razer, porca miseria! Oddio! Addirittura il tavolo! Sta partendo lo schermo! Non ce la fa più! Che cos'è? Sta tipo facendo un'opera, una nuova opera lirica! Shalom! Una cosa del genere, in poche parole. Ragazzi, non fa una piega. Avete capito? Dovete darmi i miei fottuti soldi. I miei soldi. Porca miseria, dove sono i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Boh, non risponde nessuno. Stiamo iniziando a lanciare letteralmente per il guscio. E non si fa questa cosa. God, I hate
Allora, c'è un I hate you lucky hunter. Perfetto, ci sono dei fantasmi. In questa partita ci sono dei fottuti fantasmi. Bene, nel video di questo ragazzino ci sono dei fottuti fantasmi, porca miseria. Ma che... Ok, io me ne scappo, che cazzo sta succedendo? Ragazzi, la situazione sta letteralmente degenerando. Se ancora non avete messo un mi piace, io e Winnie the Pooh vi invitiamo a mettere un bellissimo mi piace al video. Mi raccomando. E a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Quindi dopo questo momento di pausa riprendiamo. C'è un litigio madre e figlio. Attenzione signori, il bambino è già la fa più. Sta per fare un archeio epico allo sacchiotto. Allora c'è scritto che la sua madre basicamente gli ha detto che lui grande da in questo momento non mi viene che cosa significa e che ha bisogno di andare nella sua stanza. Forse le voleva dire che lui sta sclerando, insomma deve smettere di giocare e andare nella sua stanza, in poche parole. No! 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 Ho detto no ragazzi. No! Madonna mia, che sei Hulk proprio. Silenzio Matteo, no Matteo. Silenzio Matteo. Matteo silenzio. Questa noce Matteo deve stare in silenzio. Ok, basta. Cerchiamo di riprodurre lo stesso scenario che il ragazzino ha creato nella sua stanza, nella mia. Ci provo. Penso di aver reso l'idea. You know I recorded you the whole time. What? Allora, attenzione. C'è, penso che ci sia un ragazzino che sta riprendendo un altro. Lui che sta schierata. Attenzione, c'è una lotta. Giosino, con Rey Mysterio. Attenzione, un Hurricane. Alle mazzate. Se arriverà alle mazzate, ragazzi. Vero o è incredibile? Tanto la madre sta aprendo tutti il disastro che ha fatto il figlio, ovviamente. Perché mi sembra abbastanza giusto. No, il cucino. Scusa, Francesco, vieni un attimo. Francesco, perdonami di uccidermi dopo questo video. Quando vuoi ricevere il promemoria? Tra 2 minuti. Ecco il tuo promemoria. Uccidermi dopo questo video per il 23 giugno 2018 alle 11:54 del mattino. Tra 2 minuti non vuoi ci salvarlo? Sono più. Sì, lo voglio salvare. Vai sul letto, ho messo una cosa nascosta per te. Ok ragazzi, detto questo, la mia stanza è diventata un vero porcellaio perché ho messo tutto in disordine e io vorrei chiedere un attimo il parere di questo video a una persona molto molto importante. Sì, dovrebbe essere quasi online Ronaldo Junior. Abbiamo in collegamento con noi direttamente da Madrid Ronaldo Junior. Ronaldo Junior! Ragazzi, cosa importante, non fate mai, dico mai, queste cose a casa perché possono nuocere veramente alla vostra salute mentale e soprattutto fisica. Per cui non fate mai queste cose in presenza. Ho perso il filo del discorso, scusate. Anche i poeti a volte sbagliano. Pensa a Ronaldo Junior di questo video. What? Successo! Oh mio Dio, questo video è impossessato, ragazzi. Stoppate tutto, fermate tutto, c'è qualcosa che non va in questo video. C'è qualcuno in questa stanza, porca miseria! 118! No, forse non avrei dovuto chiederlo. Ma che sta a succedere? Più va, più penso che questa stanza sia impossessata veramente dai fantasmi. E mi sto chiedendo la cosa più importante, perché ho una cinta attaccata alla testa. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto diverso dal solito, mi raccomando un bel mi piace. Me lo raccomandiamo io e amico Bear, Orso Bear. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto ovviamente il video e commentate magari se volete vedere qualche video simile come questo qua che vi ho fatto vedere. Quindi mi raccomando, ci conto, iscrivetevi anche al canale per non perdere tutti i prossimi video, mi raccomando. E come al solito, amici miei, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram come avevo detto all'inizio del video. Saluto Aleporti06, Joe02, Edoardo Ceneri,
Nat Kev 18 e Eros Terranozzi. Questi sono i 5 pazzi di oggi che ho salutato. Se anche voi potete essere salutati, mi raccomando, trovate il mio Instagram qui in descrizione. Vi basta cercare semplicemente chiocciola Real Anthony, seguirmi e avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video. Direi che per questo video è tutto. Vi invito a non perdere anche il video di domani, che sarà epico. Per cui, qua è Gozzo, ragazzi, con tutto il casino. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao!